Ragazzi, buongiorno. Video in piedi, quei vicini che mi guardano, che mi sentono, non mi interessa. Oggi nuova recensione di un film, Se scappi ti sposo, con Julia Roberts e Richard Gere del 1999, Born Romantic. Allora, vi leggo la trama perché lo sto guardando, ma è vecchissimo, appunto vecchissimissimo, bellissimo comunque. La trama è: un giornalista a caccia di curiosità incontra una ragazza del Maryland abituata. Aspettate. Abituata a piantare in asso i suoi uomini all'altare. Ok. Allora, io ve la recensisco, questo film ve lo recensisco un po' a modo mio, nel senso che Maggie Carpenter, appunto Julia Roberts, vive in campagna e incontra questo giornalista. Ma prima di incontrare questo giornalista si sposa praticamente, ma prima si sposa tante volte, ma prima di arrivare al fatidico sì, lo voglio, scappa perché ha paura. La nonna dice che ha paura del matrimonio, lei dice che ha paura del matrimonio, che subito ha voglia di sposarsi, che quando è tutto pronto è decisa a sposarsi, e poi quando arriva il giorno del matrimonio non si sposa perché ha mille paure, paranoie, eccetera, eccetera, o magari non ha trovato la persona giusta e quindi prima di dire sì, lo voglio, cambia idea e se ne va. Una volta scappa a cavallo, una volta scappa a piedi, una volta dice a un cantante o musicista rock: non ti amo, mi dispiace, scappa, va via, nessuno la trova più. E alla fin fine, dopo aver fatto e organizzato quattro matrimoni, mi sembra, il quinto quello giusto, quello appunto con Richard Gere, il giornalista. Ma quando legge appunto che questo giornalista scrive di lei, perché la gente mormora e quindi nessuno si fa gli affari suoi, in città parlano di lei, anche in campagna, nel Maryland dove vive lei, parlano di quattro matrimoni o tre matrimoni che non è riuscita a portare a termine, diciamo così. Questo giornalista va da New York al Maryland a conoscere questa Maggie, appunto Julia Roberts, e alla fine della storia si innamorano loro due, lei, appunto questa ragazza di campagna che lascia tutti i fidanzati prima del matrimonio per varie indecisioni, eccetera, eccetera, e lui, un giornalista antipatico, subito sembra antipatico, scorbutico, viziato, gasato, un po' di quelli che prendono in giro gli altri, che criticano sempre tutti senza conoscere, ecco, un po' un tipo così, strano, americano, newyorkese più che americano, sì, di New York comunque. E si incontrano appunto. Lei subito vede questo qui, gli sta antipatico perché fa un po' lo sbruffone, il saccente. Quindi lei è una tipa tutta acqua e sapone che aggiusta gli oggetti usando altri oggetti riciclati, fa dei lampadari con le lampadine, con le batterie, con degli oggetti in alluminio riciclati da chissà quale posto. Quindi vabbè, è una molto casereccia, è una molto semplice, una molto umile. E lui invece è molto falso, molto, sembra falso almeno. L'apparenza inganna, si dice. Comunque, alla fine si innamorano. Lei, prima di innamorarsi di Ike, Richard Gere, doveva organizzare l'ultimo matrimonio con un giocatore di rugby, mi sembra, se non ricordo male, non mi ricordo il nome di questo protagonista, comunque di questo sposo, ma non arriva al matrimonio con questo qui, arriva al matrimonio alla fine con Ike, Richard Gere, e vanno poi a cavallo insieme, eccetera, eccetera. Ma ci sono un po' di problemini anche il giorno del matrimonio vero e proprio con Richard Gere. Julia Roberts scappa a cavallo e lui la rincorre, ma non riesce ad arrivare a lei, non riesce a prenderla praticamente perché lei corre, è una molto molto veloce, quindi non riesce a prenderla. Tutti i giornalisti che dicono: ah, ma vi sposate, ma non succederà che stavolta dirà di sì, dirà di no anche stavolta, eccetera, eccetera. Nessuno crede a questo amore praticamente, ma alla fine non si sposano neanche. Subito non si sposano loro, Richard Gere e Julia Roberts nel film, ma ci sono un po' di intoppi. Lei scappa perché ha di nuovo paura. Lui, prima di sposarla, praticamente, la vuole conoscere, scrive di lei, scrive dei quattro matrimoni andati a male, andati in fumo, andati male. Critica lei, poi capisce, conoscendola meglio, capisce che è una brava persona e che non deve criticarla, smette di criticarla e pian piano si innamora. Questo è quello che penso, recensito a modo mio. E guardatelo comunque questo film che è bellissimo, va a capire che l'apparenza inganna, una persona può essere stronza, può essere cattiva, può essere falsa dalla faccia, può sembrare tutte le cose più negative di questo mondo, poi magari conoscendola meglio è la persona più dolce e più buona di questo mondo. Appunto, Richard Gere subito sembra cattivo, sembra falso, sembra uno a rivista che prende solo in giro le persone, che critica, giudica senza conoscere, eccetera, eccetera, che vuole per forza avere degli spettacules, dei pettegolezzi per scrivere qualcosa. Però
Ma poi si innamora di una ragazza appunto acqua e sapone, anche se ha già un divorzio alle sue spalle. Ike. Alla fin fine, comunque, conoscendosi bene entrambi, si innamorano, lei lascia il campione, l'insegnante di rugby, eccetera, eccetera, l'allenatore di rugby, perché facendo le prove all'altare, sull'altare, bacia questo giornalista, Julia Roberts, invece di baciare il fidanzato, il futuro sposo. Lui scappa, ne trova un'altra, poi alla fine, il numero 5, diventa poi Ike, Richard Gere, alla fine si sposano veramente. Ma, dicevo prima, il giorno del matrimonio tra Julia Roberts e Richard Gere, lei scappa a cavallo, tutti la inseguono, cercano di inseguirla, Richard Gere la insegue perché lui la ama veramente, passano dei giorni, lei dice, ma perché io sono scappata? Tutte le sue amiche dicono, ma no, lui è quello giusto, vedrai che è quello giusto, lei non è molto convinta, allora se ne va e scappa. Ma vari giorni dopo, la sera, poi va lei da lui, da Richard Gere, e dice, scusami, ma io ho tanta paura, non voglio più soffrire, ho sofferto tanto, cose varie. Più o meno i discorsi sono quelli. Ballano insieme sul terrazzo della casa di lui e il giorno dopo, mi sembra nel film, almeno sembra il giorno dopo, si sposano veramente e vissero felici e contenti. Viva l'amore! Bellissimo.